Emiliano, il Viola Park ti porta bene, la vittoria con la Fiorentina, oggi una bella vittoria. La tua è una squadra che gioca di squadra, è un giusto mix tra fisicità e tanta tecnica. La mia squadra è una squadra che ha queste caratteristiche, ma ha dimostrato oggi di aver fatto una crescita mentale e individuale importante, perché è un tasto sul quale io batto molto da inizio dell'anno, anche perché i ragazzi che giocano in Primavera 1 in questo campionato tecnicamente e tatticamente sono preparati, ma è la crescita mentale che poi gli fa fare la differenza. E più c'è crescita mentale individuale, più penso che si possa arrivare ad ottenere dei risultati attraverso la tecnica, attraverso la fisicità, attraverso l'essere squadra, l'essere gruppo, e mettendo da parte l'ego di ognuno di loro, che in questa fascia d'età è molto, come dire, molto presente, e quindi fargli capire che nella squadra, se salta il singolo, non è facile. Vista da manco merito, ha fatto molti tiri, molte occasioni, sia prima che dopo il gol di Russo, e soprattutto abbiamo anche sofferto poco, sinceramente. Abbiamo avuto soltanto gli ultimi 20 minuti di assedio, ma non ricordo occasioni nitide da parte dell'Atalanta. Guarda, io penso che la squadra abbia fatto un grandissimo primo tempo, che abbia avuto un approccio alla gara nel secondo tempo buono. Ovviamente il ritorno dell'Atalanta ci dovrà essere, però sono stati sempre abbastanza lucidi nel gestire le situazioni, e nel raddoppiare, nel darsi una mano, nel giocare di squadra, come diceva prima Paolo. E quindi, ripeto, questo è un motivo d'orgoglio per me. Non abbiamo concesso nulla a una squadra forte come l'Atalanta, e quindi ora dobbiamo soltanto recuperare energie fisiche e mentali per prepararci alla semifinale di lunedì. Grande, grande soddisfazione, perché essere tra le prime quattro d'Italia per 2 anni di fila, insomma, mi gratifica molto, e penso che gratifichi un po' tutto l'ambiente Sassuolo, tutta la famiglia Sassuolo. In questo momento, insomma, è un po' depressa per la retrocessione della prima squadra. Avete fatto tesoro anche della sconfitta nella partita di ritorno con l'Atalanta, dove i Romici avevano fatto delle buone cose. È servito anche questo insegnamento? Dove si è andato a rimarcare rispetto Guarda, in quella partita lì noi abbiamo perso 1-0. È vero che loro hanno preso una traversa e un palo, però non mi avevano dato la sensazione di averci dominato. E noi avevamo delle assenze, perché proprio in quella partita si è fatto male Cumi, che per noi è un giocatore fondamentale, ma eravamo stati sfortunati, o meglio, imprecisi nelle ripartenze. Così abbiamo fatto bene oggi, dove alla fine abbiamo sbagliato ancora diverse scelte, perché potevamo fare il secondo gol. Però poi devo dire che un clean sheet non lo ricordavo da tanto tempo, questo è avvenuto nella partita più importante dell'anno, insomma, contro una squadra forte, non posso che essere soddisfatto. A proposito, è grande però anche di questo. Sì, avevano due clienti scomodi, perché Vlahovic, Vassori, ho visto di tecnica, di velocità e potenza negli spazi. Devo dire che non abbiamo concesso loro profondità. Abbiamo fatto davvero una bella partita, quindi sono davvero contento. Non siamo, quello che gli ho detto, che non siamo qui per caso, ma è da metà luglio che lavoriamo in modo intenso, in modo certosino, con lo staff, con la società, con il direttore Palmieri, che ancora una volta mi ha messo a disposizione una squadra importante, e i ragazzi stanno facendo poi il resto per arrivare a giocarci queste partite importanti, dove c'è grandissima visibilità per tutti. Ho anticipato la domanda, perché volevo chiedere cosa ha detto i ragazzi della prossima. Ma guarda, la prossima, intanto troviamo chi è arrivato primo, una squadra forte, una squadra che il campionato ci ha battuto 2 volte. Però, ripeto, ogni partita ha una storia a sé. Questa
queste partite sono partite particolari perché la parte temperamentale è importante. E, ragazzi, ho detto, ripeto, che noi non siamo qui per caso, non siamo venuti a fare la gita, tutto bello, tutto perfetto, ma siamo arrivati un punto dietro l'Atalanta e c'era la possibilità sicuramente, avendo dei valori, di creare dei problemi. Così è stato.